Lella è la figlia di Pimpa, una povera cagnolina abbandonata da un cacciatore, incinta, tutta sola all'angolo di una strada. Appena nata, la povera Lella era già in fin di vita per un'infezione contratta dalla placenta della mamma. Rischiava un grave danno cerebrale ed addirittura la morte. L'abbiamo curata e grazie al nostro impegno è riuscita a sopravvivere. Per moltissimo tempo è rimasta rannicchiata nella sua cuccia, confortata dalle coccole delle nostre volontarie e dalle leccatine di un dolce micio, subito diventato suo amico. Non pensavamo che avrebbe mai più camminato. La prima volta che è riuscita a spostarsi è stata per noi un'emozione indescrivibile. Da quel momento ha ricominciato a mangiare e a fare piccoli passi, per lei da gigante, giorno dopo giorno. Una volta guarita del tutto, non potevamo che impegnarci a scrivere l'ultimo capitolo della sua storia, un capitolo a lieto fine. Grazie al nostro impegno, Lella ha infatti trovato casa e ora vive felice con altri cagnolini. Insieme giocano come matti, corrono e si divertono. La lotta quotidiana contro l'abbandono e il randagismo. L'impegno costante contro ogni forma di abuso e maltrattamento. Il recupero e la riabilitazione degli animali selvatici in difficoltà. Questa è la nostra missione. Questa e tanto altro ancora è la Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente. Per proteggere chi non ha voce, manda un SMS solidale al numero 45589 oppure chiama da rete fissa. È una campagna della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente.